consigliere, ieri il gruppo Catania Futura, diciamo, ha giocato un po' il ruolo del lago della bilancia. Che cosa è successo oggi? Com'è cambiata la situazione? Di fatto abbiamo ritenuto opportuno portare avanti questo atto politico, che di fatto noi non abbiamo, sapete benissimo, la possibilità di mandare il presidente del teatro a casa, però chiaramente è un fatto politico, perché diamo un segno di svolta, perché sapete benissimo, non c'è bisogno che lo ripeto, l'avranno detto già i miei colleghi, i microfoni, il teatro versa in una situazione pietosa, cerchiamo di dare un segnale di svolta, non è un segnale ad personam, ma è un segnale che vuole a 360 gradi voler rinnovare una struttura che in questo momento sta soffocando, sta morendo. Quindi ripeto, non è un problema personale, perché altrimenti non saremmo qua, è un discorso appunto di voler rinnovare un attimino quelle che sono le strutture che orbitano attorno al comune, che poi rendono Catania la grande città che è.